davvero gravissime le affermazioni diffamatorie pronunciate da Walter Musillo nei miei confronti. Mi fa passare quasi per un questuante, per uno che per anni fosse andato a chiedergli l'elemosina. Ascoltate cosa dice in questo breve stralcio. Sei venuto tante Rispondi, volte a chiedermi soggetto? Denaro e io a non quale so, a quale soggetto? Dato. A quale soggetto? Allo Ionian Shipping Consortium, Luigi, di cui tu sei venuto socio. Tante volte a chiedermi denaro. Beh, e queste frasi ti costeranno, certo, perché queste sono offese gratuite. Sono Beh, andiamo avanti, va bene. Sei venuto tante volte. Poi ne parleremo. Anni, sì. Ho le email, messaggi. Sì, e manda, sì, a quale soggetto? Io non te l'ho sì, mai a quale soggetto? Mi ricordo a quale soggetto. No, a Walter Musillo o allo Ionian Shipping Consortium? Sei venuto tante volte a chiedermi rispondere, e io non te l'ho mai mi vuoi rispondere? Io sono un imprenditore nel settore commerciale. Io un imprenditore queste cose perché mi vuoi fare qualcosa di male. Ho dato una questo, notizia. Ma questo sta dando i numeri questo. Ho dato una notizia. La notizia, Luigi Abbate ha avuto contatti con lo Ionian Shipping Consortium come imprenditore nel settore della comunicazione. Io non gli queste sono mai dato. No, lo Ionian Shipping Consortium ha fatto degli eventi io, con me. Quando c'ero io non te l'ho mai dato. Certo, con te socio dello Ionian Shipping Consortium. Dunque, per come mi ha descritto Musillo, io sarei stata una persona che andava a chiedergli soldi, andava a chiedere l'elemosina. Io sono un imprenditore nel settore della comunicazione, sono un giornalista, la mia azienda è la Luigi Abbate Production e Communication, un'azienda perfettamente in regola dal punto di vista fiscale. E ho rapporti con varie aziende perché produco appunto format televisivi, format per il web, e anni fa mi rivolsi alla Ionian Shipping Consortium, una impresa che si occupa di attività legate al mare, e realizzammo di comune accordo degli speciali televisivi. Ovviamente vi fu una fase di contrattazione, una serie di proposte avanzate dalla mia azienda alla Ionian Shipping Consortium, e quindi l'accettazione della proposta della Ionian Shipping Consortium, e regolarmente i servizi, gli speciali televisivi e web realizzati. Ecco, vi faccio vedere uno stralcio di questo servizio, di uno di questi servizi. Una puntata di Polifemo particolare in cui vogliamo conoscere una realtà del territorio tarantino e non solo, lo Ionian Shipping Consortium, un consorzio appunto di agenzie marittime, una realtà che davvero sta facendo crescere l'area ionica, e ho il piacere di avere al mio fianco il capitano Luigi Guida, che appunto è il presidente. Partiamo innanzitutto dalla presentazione di questo consorzio, di questa agenzia marittima. Come è nata? Perché è nata? Sì, ti ringrazio Luigi. Ci diamo del tu perché infatti, sarebbe un'ipocrisia. Totale, assolutamente, sì. Hai dato molti spunti di riflessione sull'introduzione che hai fatto. Ribadisco che la proposta da me formulata fu approvata dalla Ionian Shipping Consortium, ed ecco la fattura. Attraverso le parole di Musillo, io sarei stato un mendicante. Cose assurde. La critica politica è una cosa, la diffamazione, l'attacco alla mia immagine, alla mia professionalità di imprenditore e di giornalista, questo attacco avrà un suo strascico in sede giudiziaria. Infatti querelerò a brevissimo Walter Musillo per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, perché il web è appunto equiparato a mezzo stampa, in quanto addirittura lo stesso Musillo ha ripreso queste sue affermazioni facendo un video selfie pubblicato sulla sua stessa pagina. Verrà querelato, verrà avanzata una richiesta di risarcimento del danno, e i proventi andranno in beneficenza al reparto di pediatria oncologica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Non voglio speculare su nessuno, non voglio arricchirmi, devo tutelare la mia
dignità. Chi sbaglia paga, caro Walter Musillo, e pagherà davvero o davvero. Non ho capito bene come si legge.